Finalmente va in scena lo spettacolo sulle leggende delle Dolomiti, La Raietta Rubata. E dico finalmente perché lo stavamo preparando l'anno scorso, ma poi le restrizioni Covid hanno congelato tutto. Ripartiti con le prove quest'anno, se Dio vuole, si va in scena a Sospirolo. E speriamo sia la prima di una lunga serie di date, perché questo spettacolo interessa tutto il territorio dolomitico e del Cadore. Per capire un po' meglio, vi faccio vedere un video che ho registrato lì dove il racconto inizia, di fronte all'affresco della birreria di Pedavena, dipinto dal numero 2 della cartellonistica del ventennio fascista, Walter Resentera, un artista di Seren del Grappa. Vedete, questi sono 33 metri per 5 e mezzo di altezza, contenente 150 figure che rappresentano le leggende dei Monti Pallidi raccolte da Carl Felix Wolff. Queste sono le ondine del lago di Carezza, quello è il mago dell'Atemar che è innamorato di una di queste ondine. Un'altra leggenda del lago di Carezza, la leggenda dei fiori del lago Rai, i fiori azzurri, che sono, altro non sono che la reincarnazione dei soldati morti in guerra. Qui siamo nel punto focale, la saga dei Fanes, quella sul cavallo è Dolasilla, e sul suo bel destriero bianco, e la principessa dei Fanes, praticamente imbattibile fino ad un certo punto, però. E quest'altro, quello qui che la sta osservando, è Eidenet, Occhio della Notte, battezzato così dal mago Spina de Mul, il vero proprietario della Raietta, la pietra raggiante. Questo è il principe dei Cayutes. È riconoscibile, aspetta che lo metto qua, ecco, così, dai papaveri rossi tipici del Cordevole. Lavoravano molti papaveri sul Cordevole. Questa è la leggenda dei Monti Pallidi. Proseguiamo, è bellissima. Qui è la principessa che viene accolta, la principessa della Luna che viene accolta nel regno delle Dolomiti. È la principessa di cui si è innamorato il re Laurino del Catinaccio. Questa è la delegazione dei nani che si rivolge alla principessa. Per chiederle di sposare il re Laurino, il re dei nani del Catinaccio. Poi qua ci avviamo verso la storia di Tanna e dei Croderes. Questo che vedete volante è il re delle tempeste. E proseguiamo ancora. Questa qua è la moglie dell'Arimanno, un'altra leggenda. E poi lei, quella da cui ho tratto spunto per la copertina della Raietta Rubata. Merisana, la regina delle ondine della Val Costeana, e il Larice. Non lo so, eccola là, è la moglie di Walter Resentera, l'autore dell'affresco. È Adriana Dudovic, figlia di Marcello Dudovic, numero uno della cartellonistica del ventennio fascista, Walter Resentera, numero due. E poi lei, la pitrice del Monte Faloria. Queste sono due leggende in una, perché lei sta dipingendo un'altra leggenda, la nascita della città di Miviera. E poi qui abbiamo una nobile veneziana e una maestra. Spero che con questo video si sia compresa l'importanza dell'affresco della birreria di Pedavena e quel che vuol essere lo spettacolo La Raietta Rubata, tratto dall'omonimo libro che ho pubblicato un anno fa e che potete trovare nelle librerie del Veneto.